Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo alla gente disuguaglianza che regna nel mondo. Disuguaglianza di opportunità, di beni, di accesso alla sanità, alla tecnologia, all'educazione. Milioni, milioni di bambini non possono andare in scuola. Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura, la generosità, piuttosto che l'indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari. Dobbiamo andare avanti con tenerezza.